All'aeroporto di Fiumicino l'anteprima speciale del nuovo film dei Manetti Brothers, Diabolik Chi sei, il terzo episodio della saga dell'eroe del crimine. L'eroe del crimine, il re del terrore, che però possiamo dire è l'eroe dei nostri cuori. L'eroe dei cuori di tutti, tanti di noi, sì, assolutamente. Diabolik ci ha fatto sognare i sogni di grande libertà. Sì, perché lui attraverso questi grandi furti che fa, queste cose, ma in realtà è una metafora della libertà e quindi ognuno sogna, no, di essere libero come Diabolik ed Eva. In questo film avete voluto mettere in risalto il ruolo delle donne, avete presentato una figura della donna libera, indipendente, così? Ma sì, ma perché così sono le donne raccontate nei fumetti di Diabolik, che sono state scritte ancora prima che dirette da noi, che siamo due registi maschi, sono state scritte da due donne, le sorelle Giussani, che hanno messo tutta la loro femminilità forte, che erano così anche nella vita loro, e quindi sì, soprattutto in questo film ci stanno Eva e Altea, che sono le due compagne, no, di Ginko e di Diabolik, che qui non fanno la figura delle compagne, ma sono un po' Ginko e Diabolik, che diventano i compagni salvati dalle loro donne. Ci sarà un quarto film? Diabolik è un personaggio, ha avuto per, tanto per dire, 900, più di 900 albi, no? Quindi che ha tantissimo ancora da dire, chissà. Per me interpretare Diabolik è stato un sogno. È super affascinante, nonostante sia un criminale, ha un suo codice che comunque rispetta ed è il nostro supereroe, dai. È la terza, diciamo, proiezione di Diabolik dopo le prime due, quindi si conclude qui la trilogia e fa parte appunto di quello spirito che vogliamo anche un po' portare nel nostro aeroporto. Un aeroporto dove fare anche un po' di esperienze, un po' di emozioni, quindi vuol dire tanta arte, tanta cultura, tanta musica, abbiamo portato anche il teatro, tantissima pittura, tanta scultura e oggi è ancora cinema. Noi abbiamo sempre parteggiato poi alla fine per Diabolik. Nell'immaginario collettivo degli italiani di tante generazioni, ancora oggi il fumetto vende moltissimo dall'invenzione di queste meravigliose sorelle milanesi, le sorelle Giussani. È il terzo film che facciamo come prodotto da Rai Cinema e dai Manetti, dalla società dei Manetti, Complace. È la terza volta che facciamo un'anteprima qui al Terminal 5 di Fiumicino e probabilmente, lo dico da produttore, questo è il più bello dei tre film.